ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. A San Benedetto si farà un nuovo ospedale. La conferma arriva dal presidente della Regione Marche, Francesco Coroli, il quale, assieme agli assessori Filippo Saltamartini e Guido Castelli, era presente al Consiglio Comunale Aperto sulla Sanità. La Regione sarebbe in attesa di conoscere l'area esatta dove realizzare l'opera, comunque non nella sede dell'attuale nosocomio. A Coroli, attraverso il nuovo piano sanitario regionale e alla riforma dell'ASUR, che sarà gestita su base provinciale, auspica una inversione delle politiche sanitarie regionali. Certezze ci sono, noi stiamo lavorando per la realizzazione del nuovo ospedale e stiamo lavorando per dare un piano sociosanitario che possa essere un piano all'avanguardia, che si basa su numeri, si basa su flussi, si basa su servizi certi, perché altrimenti oggi, col contesto che viviamo, con le tecnologie di cui disponiamo, fare un piano sociosanitario che nasce vecchio quando nasce, credo che sia un errore. Molti degli interventi che l'hanno preceduta lamentavano una sperequazione delle risorse a livello sanitario nell'area del Piceno, di San Benedetto in particolare, rispetto alla media marchigiana. Lei è d'accordo con questa visione e come cercherete di compensare questa situazione? Sono dei problemi che derivano da una legge passata, che è quella dell'azienda sanitaria unica regionale, soprattutto sulla mobilità attiva. Cercheremo di far sì che questo tipo di problema, con le nuove leggi, legge 13, piano sociosanitario, possa essere superato.